Siamo qui con Fabio Muzio, mister del Raffieschi. Mister, una sconfitta che sicuramente fa male e che probabilmente vi mette fuori dalla Coppa. Ma guarda, la Coppa sinceramente non c'è nessun problema. Noi stiamo amalgamando una squadra completamente nuova, tutta la rosa è completamente nuova. Una sconfitta meritata perché loro sono stati superiori sia dal punto di vista tattico, tecnico e soprattutto anche fisico. Però ho visto delle cose positive perché nonostante i due gol abbiamo sempre cercato di lottare, combattere, di fare le cose che ci appartengono. Siamo stati anche un po' sfortunati, abbiamo preso l'incrocio dei pali sull'1-0, l'azione dopo c'è stato il 2-0. Due rigori che sinceramente non capisco come non abbia potuto fischiarli, uno sullo 0-0, l'altro sull'1-0. Però le partite sono queste, loro molto più forti. Noi comunque abbiamo sempre cercato di entrare in partita, abbiamo avuto parecchie occasioni anche al secondo tempo, una loro bella parata, due volte 2 contro 2 non abbiamo concluso, due palle uscite di un soffio. Ovvio, i valori tecnici sono completamente diversi. Noi anche oggi abbiamo schierato 5 fuori quota dall'inizio, abbiamo finito con 7. Per la categoria è un po' impegnativo, però sapevamo che il nostro percorso è questo, dobbiamo lavorare tantissimo, tantissimo, tantissimo per arrivare ad avere 90 minuti di condizione atletica importante, ma anche di concentrazione, perché abbiamo avuto dei momenti, soprattutto su alcuni fuori quota, di deconcentrazione, che sono costati 2 gol. Credo comunque che sarà un campionato veramente duro per noi. Comunque l'obiettivo rimane lo stesso, salvarsi a qualunque costo, anche all'ultimo secondo dei play-out. Sì, ha avuto un'ottima risposta dai suoi ragazzi all'inizio della ripresa. Ci sono stati 15 minuti dove sembrava che poteste accorciare le distanze. E poi però cosa è successo? Ma guarda, i 15 minuti sinceramente siamo un pizzo di sfortuna c'è stato, perché sono ballate delle palle proprio lì a 1 centimetro non entrare. Poi c'è stato un calo fisico su alcuni giocatori, abbiamo dovuto fare dei cambi, purtroppo avevamo anche delle assenze di gente che non era convocata, siamo dovuti andare ad adattare alcuni giocatori nei ruoli che non erano loro, e poi diventa difficile quando giochi una squadra più forte e soprattutto più forte dal punto di vista fisico, proprio come centimetri e come chili. Abbiamo dovuto mettere parecchi fuori quota che, come hai potuto vedere, con tutto rispetto sono molto bravini, però molto piccoli, molto rapidi, veloci, però nei contrasti subivamo troppo. Comunque io credo sia stato in partita fino all'ultimo, abbiamo cercato di fare gol fino all'ultimo secondo. Uno poteva pensare fosse il gol della bandiera, per noi invece era un modo per cercare di aprire la partita. Comunque onore a loro, sono stati molto più forti di noi. Ok, perfetto, la ringrazio. Grazie.